Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, Gianluca Codognone, Managing Director Best Inverra. Gianluca, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Ecco, partiamo dai mercati. Io non lo so, io mi ricordo molto bene, durante le nostre chiacchierate, voi eravate già posizionati, diciamo, al ribasso sull'equity. Non lo so però se vi stavate aspettando, diciamo, una correzione del genere, un calo del genere. Ma no, ovviamente no, e soprattutto ovviamente no per le ragioni per cui è successo. Noi avevamo fatto una, diciamo così, avevamo una postura che era diciamo, legata più all'inflazione e alla reazione delle banche centrali. Quello che è successo dal 24 febbraio, credo che la reazione stessa del mercato provi che non se lo aspettavano in molti, altrimenti sarebbe successo prima, diciamo, come effetto prezzo. Quindi no. Si fa anche molta fatica a lavorare in questo Eh environment. Non è sì. proprio una questione di chi abbia, non me ne frega niente se abbiamo avuto ragione, non ha nessuna importanza, francamente. No, sì, è estremamente difficile operare sui mercati, quindi giusto per capirci, considerando la volatilità a cui stiamo assistendo, come bisogna comportarsi, ecco, a tuo avviso? Allora, il problema è che se anche cerchiamo di essere, diciamo, costruttivi e sperare che questa, che ci sia un armistizio, che si tratti, comunque, diciamo, tutte le pressioni inflazionistiche che c'erano prima non verranno abbattute di sicuro, ma anzi se ne potranno aggiungere, perché io non credo che la Russia uscirà dal regime delle sanzioni finché Putin sta lì. E credo che la Russia sia off the map per qualsiasi tipo di agreement con chiunque, perché è stato ovviamente troppo grave quello che è successo. E credo che facciano bene industrie, alcune industrie comunque a non interrompere le forniture in Russia. Mi riferisco a diciamo, prodotti essenziali come il latte in polvere, eccetera. Per cui io non credo che ci sarà mai un taglio completo della Russia da certi commerci. Credo che anche il gas sia stato lasciato aperto, diciamo, per due ragioni. La prima ragione è sicuramente che l'Europa non può sostituire il gas overnight, E il gas certo. russo, mentre gli americani possono permettersi altri tipi di atteggiamento perché alla fine la loro dipendenza dal petrolio russo è bassa, è sostituibile. Dall'altra parte, però, se bisogna anche lasciare uno spazio alla trattativa, per cui se tagli praticamente tutto, la trattativa manco parte. Cioè, se tagli la Russia fuori da tutto dal giorno dopo, che si può anche fare, a prezzo di sacrifici ovviamente, però poi la trattativa non parte neanche, quindi diciamo è un bilanciamento fine tra le sanzioni e lo spazio per lasciare certe cose aperte per comunque dare una indicazione di goodwill sul fatto di voler fare delle trattative. Ora cosa succederà dopo? Io credo che un evento di questo tipo qui ha un impatto molto violento e che non sparisce in fretta, e perché rompe certi meccanismi di fiducia su cui si basano il commercio internazionale. Per cui avrà delle ricadute, sicuramente saranno, diciamo così, neutralizzate dal fatto che si creeranno altri tipi di relazioni con altri player nel mondo, però è sicuramente una cosa epocale, quello che è successo. Cioè, è cambiata la mappa dell'Europa, non è, c'è un paese che ha aggredito un altro paese, una cosa che non si vedeva dal 1945, in questa dimensione. Poi è ovvio, ci sono stati altri conflitti locali,
ma non di questa dimensione. Assolutamente sì, infatti giusto per capirci, le ripercussioni delle sanzioni ci saranno anche per i paesi che appunto stanno sanzionando la Russia. È molto importante il fatto che ci stai dicendo che probabilmente finché c'è Putin, finché ci sarà Putin, queste sanzioni rimarranno. Dall'altro canto però rimangono anche le pressioni inflazionistiche, specie negli Stati Uniti, specie nell'Eurozona. Quindi domani una riunione della BCE in tempi di guerra, letteralmente. Immagino che durante l'ultima riunione di Christine Lagarde lei non si immaginava un contesto simile, ulteriori difficoltà, e quindi mi chiedo quali sono, diciamo, le vostre aspettative. Ha un qualsiasi margine di manovra? Sarà, come dire, con una stance molto differente, molto diversa rispetto a quella degli Stati Uniti? Insomma, come vedi la riunione di domani? Complicata, nel senso che ribadisco quello che ho detto prima, nelle volte che ci siamo visti, che il livello dei tassi è sbagliato. Cioè non è l'inflazione, cioè, come avevamo già detto, non è l'inflazione, va dove va, è il livello dei tassi che era sbagliato. A questo punto io credo che è difficile vedere l'inflazione scendere quest'anno, è probabilmente, cioè il tasso di crescita dei prezzi non può salire sempre, ma io credo che si stabilizzerà su un livello più alto di quello che l'ECB pensava. A livello di curva dei tassi, quello che viene fuori dai 2 anni zero coupon è che le aspettative di inflazione in area euro sono oggi al 4,40 a 2 anni. E quindi credo che il livello di tassi sia sbagliato. Certo, cioè, Cioè, onestamente sembra quindi cosa l'ultimo dei dobbiamo fare? problemi quello del Allacciare le tasso ufficiale. cinture? No, Cioè. onestamente, Alessandra, sembra l'ultimo dei problemi il livello del tasso ufficiale, dei tassi ufficiali in questo momento, nel senso che avrebbero dovuto già essere più alti prima. Credo che se l'ECB domani alzi i tassi o interrompa il QE o faccia qualsiasi cosa, non rileva quasi. Credo che anche quello che farà l'America non rileva, cioè nel senso che il mercato si aspetta che i tassi salgano e si aspetta anche in Europa, quindi qualsiasi cosa facciano quasi non penso che abbia un impatto così, diciamo così, di lungo termine. È sicuro che l'ECB non è che può rimanere ferma davanti all'inflazione che continua a salire, anche se l'inflazione deriva ancora di più da uno shock d'offerta che i tassi non possono, sicuro, cioè che il livello dei tassi non può influenzare più di tanto. Io poi sono anche dell'idea che il livello della domanda, il livello dei tassi non lo influenza più di tanto, ma comunque diciamo che il livello dei tassi a zero è incompatibile con le condizioni che vediamo adesso. Quindi, Però non ti, a sto punto non so dire neanche io. ok, cioè nel senso non è difficile, diciamo, dire quale sarebbe la posizione giusta per affrontare questa situazione, ma nel frattempo iniziano ad essere in difficoltà, diciamo, i consumatori anche dell'Eurozona in particolar modo, ma anche dell'Unione Europea, per carità, con la situazione attuale. Però dall'altro canto l'inflazione legata all'energia comunque non può essere, diciamo, controllata dalle banche centrali. Bisogna essere, come dire, disposti magari a pagare una bolletta più alta, a sacrificare qualche euro in più per, diciamo, sostenere le sanzioni imposte dai paesi alla Russia, o insomma, come bisogna ragionare in questo contesto? Sai, siamo stati abituati per tanto tempo che la situazione di cui abbiamo goduto, di libertà economica e di altro tipo, non ha mai, quasi mai avuto un prezzo. Adesso ha un prezzo. E per quanto mi riguarda, è un prezzo che va pagato. Certo, va minimizzato il più possibile, ma non si può trattare con la Russia, non si può, finché c'è Putin. No, mi sembra che tutto il resto, il mio lavoro, quello che facciamo qua, diventa di ordine secondario rispetto a quello che sta succedendo. Quindi è vero che non si può risolvere overnight, la dipendenza dal gas russo, però è anche vero che non si può, cedere, secondo me, su alcuni principi fondamentali, altrimenti poi vale tutto. E quindi io credo che
la risposta in termini di investimenti nel cercare di staccarsi da questa dipendenza ci sarà. Penso anche che a un certo punto i russi dovranno risolvere la questione anche al loro interno, perché non credo che ci siano molti russi contenti di quello che succede. E per quanto siano all'oscuro delle informazioni e per quanto ci sia, diciamo così, un regime che cerca di coprire quello che sta succedendo, cioè col tempo ci sarà questa pressione anche su di loro e dovranno fare delle scelte anche i russi. Sì, Putin quelli incluso. Che non sono d'accordo vengono francamente eliminati, ci tengo francamente a ribadirlo per i nostri telespettatori, che lì non c'è democrazia, cioè no, tu non sei d'accordo e vieni francamente eliminato. Sì, mi domando quanto possa tenere anche questo, no? Nel senso certo. Che per cui, perché sai, è anche difficile poi spiegare che qualsiasi azienda che era lì non c'è più, cioè, dalla sera, dal giorno alla mattina, quindi qualsiasi azienda non russa, intendo. Quindi io credo che questa situazione non possa durare nella situazione in cui è per molto, e quindi credo che prima o poi si arriverà a una trattativa. Non può durare per molto, né per noi né per loro. E quindi non credo che queste tensioni e questi livelli di prezzi li vedremo ancora per molto. Dopodiché ci sarà da capire qual è l'impatto di lungo termine, che secondo me rimane quello di una situazione, cioè di un livello di inflazione più alto del previsto e sicuramente di un tasso di crescita meno brillante di quello che ci si aspettava prima che iniziasse questa guerra. Ecco, volevo semplicemente chiederti un parere su tutto ciò che accade a livello geopolitico. Da una parte abbiamo sentito la Cina stamattina dire che la causa di questo conflitto sono la NATO e l'Occidente, perché la NATO ha cercato di avvicinarsi troppo, e poi dall'altra parte ieri, secondo indiscrezione, anzi non indiscrezione ma proprio un articolo esclusivo del WSJ, ci stava dicendo che Biden ha cercato di trovare un dialogo, una telefonata con gli Emirati Arabi e i Sauditi, naturalmente non c'è stata alcun tipo di apertura, quindi questi paesi che sono comunque dei protagonisti importanti, sia la Cina in Asia, sia ovviamente gli Emirati Arabi e i Sauditi in termini di petrolio, hanno posizioni più vicine, forse, dico forse, alla Russia. Questo ti preoccupa? No, io non credo che la Cina abbia delle posizioni vicino alla Russia. Io credo che la Cina stia cercando in tutti i modi di tenere una certa tipo di equidistanza. Allora, ora non mi avventuro a commentare su quello che ha fatto la NATO dopo le promesse a Gorbaciov, l'espansione che c'è stata, perché potrebbe anche essere giusto quello che è stato detto. Credo che però si poteva trattare in una maniera diversa, parlo di Putin, questa questione, che non invadere direttamente un paese. Detto questo, io credo che la Cina difficilmente litigherà col 98% del suo export, che sono tutti gli altri paesi, e quindi non credo che la Cina si immoli per salvare Putin sul 98% dei mercati del suo export. Dall'altra parte, che non rispondano i sauditi, boh, non saprei che dire, non so nemmeno perché. Cioè, i sauditi, diciamo così, con gli Stati Uniti hanno una certa dipendenza, quindi non, anche loro non so quanto possano pesare in una situazione di questo tipo. Io penso che tutti quanti stiano mettendo pressione sia su Putin che su Zelensky perché parta una trattativa. E penso che gli ultimi due giorni, in cui si sono visti delle aperture da una parte e dall'altra, dove tutte e due le parti hanno moderato le richieste, potrebbero essere, diciamo così, beneauguranti, che è la ragione poi per cui i mercati in questi due giorni stanno rimbalzando. Dopodiché è difficile dire se è una cosa di posturing oppure una cosa seria. Immagino che anche dati i livelli di relazioni, di parentele tra Russia e Ucraina, ci siano stati molti più trattative di quelle che noi conosciamo, perché effettivamente quei territori
cioè, quella è Russia, no? Da un punto di vista, diciamo così, dell'etnia. Quindi io immagino che questa cosa qui, che ha lasciato tutti sbigottiti, mi posso solo immaginare come ha lasciato sbigottiti quelli che sono lì. Per cui mi auguro che queste pressioni che arrivano da tutto il mondo abbiano effetto e facciano arrivare a una trattativa, perché altrimenti, cioè, onestamente, per noi includere questi tipi di prezzi o di scenari in delle previsioni è una cosa del tutto inutile. Eh sì, posso immaginare. Perché, cioè, che cosa mettiamo? Il gas a 300 euro? Cioè, falliscono tutti col gas a 300 euro. Quindi, certo. Cioè, non è una cosa abbastanza scolastica, non serve a nulla. No? Cioè, o guardiamo l'exposure delle banche dirette in Russia. Ma cioè, l'exposure delle banche dirette in Russia è l'ultimo dei problemi, nel senso che quello lo puoi quantificare, ma poi c'è tutta l'exposure indiretta. Tu hai prestato i soldi a, non so, un trader di materie prime che opera in Russia e che salta, e quel trader era a Londra, e sei saltato anche tu con la tua controparte che non era russa. Cioè, è veramente una situazione in cui non vince nessuno. Fanno un po' ridere quelli che dicono questi trarranno vantaggio. Ma che vantaggio? Ma che? Non rimane più niente se va avanti questa cosa. Ecco, giusto per capirci, ultimissima domanda prima di lasciarci, visto che non si possono fare le previsioni, anche secondo me è un puro guessing, cioè si va a scommettere senza avere, diciamo, le carte sul tavolo, come bisogna comportarsi sui mercati? C'è tanta gente investita, c'è tanta gente che cerca di uscire, c'è tanta gente spaventata, nel senso, cioè, cosa facciamo? Osserviamo? Allora, è ovvio che c'è stato del panico. C'è stato del panico. Io dico che noi abbiamo ovviamente assunto un atteggiamento più costruttivo dopo che il mercato ha perso il 20%, abbiamo iniziato a diciamo a ricoprire e avere una stance molto più neutrale, anzi un po' diciamo quasi positiva. Quindi abbiamo un po' cambiato. Ovviamente però è una cosa che dipende un po' dal tipo di propensione al rischio che uno ha, e poi dipende sempre anche da cosa ti compri, no? Cioè, ci sono delle azioni che, nonostante le discese dei prezzi, noi non compreremo, e delle altre che sì. Quindi lì veramente a questo punto cioè, non c'è nessuno che può dire un qualcosa di assoluto, no? Dipende moltissimo dalla propensione al rischio personale e da tantissime altre faccende che non sono fattorizzabili in una maniera, diciamo, univoca. Sì, senz'altro. Quindi non so che dire, Alec. Spero che finisca, perché è una roba con cui non si può lavorare così. Onestamente. No, lo so, è veramente, veramente difficile, assolutamente sì. Infatti le persone ci stanno scrivendo non sapendo esattamente come fare, se rimanere investiti, se uscire, se ovviamente uscire o meno. Cerchiamo naturalmente di raccontare i mercati tutti i giorni in questo contesto difficile da gestire. Intanto grazie a Gianluca Codognone, Managing Director Bestinver, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro. Ciao, grazie mille.